Mi chiamo Luigi Alfredo Ricciardi e vedo i morti. Beh, forse se lo dicessi mi guarderebbero fisso, accennerebbero di sì con la testa, un po' preoccupati, valutando la via di fuga o i tempi necessari per ricevere un aiuto. Farebbero un'incerta risata, ma negli occhi probabilmente manterrebbero una vaga paura. Quando si parla di morte, la gente ha paura. Di questi tempi, poi, con gli strani individui che hanno cambiato perfino il calendario e chiamano anno nono il 1931. La paura ha tanti colori. E uno che va dicendo che vede i morti, magari lo sbattono dentro, oppure lo arruolano o anche lo fanno generare. Comunque, io non lo dico, Non lo dico a nessuno. E non l'ho mai detto. Vedo i morti ammazzati. Tieni mente sta balona, come gira e come vota. Stasera è una serata tutta dedicata ai libri di Maurizio De Giovanni e del commissario Ricciardi. Si chiude un ciclo, purtroppo per noi lettori, per quelli che amano tantissimo il commissario Ricciardi, è la fine, è l'ultimo libro a lui dedicato e quindi la libreria Io ci sto, che non perde mai occasione per fare qualcosa per il suo pubblico di lettori, ha deciso di dedicare un'intera serata alle parole e alla musica del commissario e di Maurizio, chiaramente. Allora, il commissario Ricciardi è molto complesso come personaggio. Cosa mi ha lasciato? Leggendolo come interprete, come attore, devo dire che è un personaggio molto molto interessante, perché già il fatto di trovarlo in situazioni non comuni, come sappiamo tutti, il suo rapporto con l'aldilà è notevole. Poi soprattutto è interessante il periodo in cui il lavoro di Ricciardi si svolge, le storie di Ricciardi sono ambientate. E niente, molto molto interessante, molto importante. Devo dire che leggendolo l'ho apprezzato ancora di più. Beh, che dire di Ricciardi? Ricciardi è un personaggio molto enigmatico, ci lascia pensare tantissimo, ci lascia riflettere, ma soprattutto ti lascia il desiderio di viverlo. E grazie alle scritture, al romanzo di Maurizio De Giovanni, che è diventato anche qualcosa in più di un romanzo, avremo il piacere di conoscerlo anche televisivamente parlando. Per cui a presto sveleremo Ricciardi in tutte le sue forme, in tutte le sue bellezze. Maurizio De Giovanni è sempre da tradurre, perché potrebbe non essere l'ultima, come essere l'ultima nel vero senso della parola. Per cui aspettiamo con grande ansia l'epilogo di questo romanzo, che chi lo sa, se vedrà la fine veramente oppure no. Allora, ho una grandissima familiarità con questo personaggio, che si situa proprio all'inizio anche della mia amicizia con lo scrittore, con Maurizio De Giovanni, quindi rappresenta proprio un pezzetto di vita attraverso i romanzi. Sono trascorsi degli anni molto importanti e questa alba reca con sé un po' di nostalgia per questa storia che potrebbe finire, ma ci auguriamo tutti che in qualche modo continui. Ho fatto il poliziotto e ora lavoro per la squadra mobile della Regia Questura di Napoli. Sì, è così che sono diventato il commissario Luigi Alfredo Ricciardi.